Sto per partorire un'idea deficiente, quindi lo sapete, io non riesco a contenermi su queste cose, sono già felice e rido da sola. Comunque, da oggi in poi, per il video di Marietta Spicetta, io vi saluterò così. Mariette! Ragazze, lo so, è una cavolata, però ve lo giuro, io non riesco a contenermi. Fatico veramente, cioè uno dice, cacchierola, Noemi, vai in video, cioè contieniti un minimo, magari c'è qualcuno nel mondo che ancora crede che tu abbia sale in zucca. No. Chi se ne frega, è così. Comunque, ma ciao a tutte, dico tutte perché questa è una rubrica molto femminile. Qui ce la giochiamo tra ragazze. Poi magari non è neanche vero perché ci sono tanti uomini che fanno le pulizie. Comunque, benvenute nella nostra rubrica, non nella mia, nella nostra, perché ormai siamo diventate tutte Mariette, dove parliamo dei detersivi. Prima di farvi vedere i miei detersivi terminati, mi sto emozionando, volevo ringraziarvi perché nell'ultimo video abbiamo spopolato di consigli e io sono felicissima perché questa è l'idea che io voglio dare a questa rubrica, cioè scambiarci consigli, quindi non teniamoci dei segreti come il Santo Graal di no, io questa cosa non gliela dico perché pul... No, ragazze, condividiamo perché siamo un gruppo di amiche e quindi è giusto condividere. Se avete dei segreti per pulire al meglio e magari ottimizzare i tempi, diteceli. Svelateci sto segreto. E quindi ecco, insomma, a parte tutto, torno un po' seria. Ci provo, volevo ringraziarvi appunto perché mi avete scritto in tante, vi siete scritte in tante, io di questo sono felice perché è una community qui, quindi siamo una comunità e di questo sono realmente felice, non ve lo dico così per dire, lo ripeterò altre 50 volte perché poi quando mi emoziono vado nel pallone. Comunque, onde evitare che mi si dica no, 10 minuti di intro, sono felice di questo, io vi ringrazio, quindi se avete altri consigli da dare sia a me che alle altre ragazze scriveteli giù, o se avete provato questi prodotti che adesso vi faccio vedere, magari non la pensate come me oppure la pensate come me o avete altri modi di utilizzo, fatemeli sapere perché io sono felicissima. Ora sto zitta, vi faccio vedere i prodotti che ho terminato. Sono tornata seria. Il primo prodotto che ho terminato è questo detergente per i piatti della Dexal. Io questo lo trovo da Eurospin. La confezione è da 1250 ml, c'è scritto con nuova formula sgrassante, quindi all'aceto, questo arancione. Io con questi mi trovo benissimo. Non è il primo che compro, ho comprato anche l'altro, mi sembra che sia al limone, l'altro uno dovrebbe essere normale blu, questo è quell'arancione, proprio il liquido arancione, e mi ci trovo davvero bene. Lo trovo anche molto meglio dei classici svelto, eccetera, magari quelli un po' più chiacchierati e famosi. C'è da dire che io non lo uso puro, quindi non uso questa confezione. Io ho un dispenser, magari non so, vi posso dare un'idea, o magari lo fate già. Utilizzo di solito il contenitore del sapone per le mani finito, lo sciacquo e poi ci vado a mettere 3/4 di questo detergente per i piatti e 1/4 di acqua e shakero. Prima cosa mi dura molto di più, seconda cosa, non amando il detersivo puro sui piatti, trovo che il potere pulente sia uguale, ma sia anche molto più facile da risciacquare. Non so, ecco, se voi lo fate questa cosa o meno, fatemi sapere. Ho terminato il mio amatissimo Dash Active Lift, quello liquido. L'ho chiamato in mille modi, mi sembra nell'ultimo video di averlo chiamato anche Dixan perché li confondo. Comunque è il Dash il mio preferito. La confezione è da 1755 ml, che strani, 1250, fate 2 litri. Comunque è ottimo. Tante di voi sotto il video precedente dei detersivi terminati mi avevate detto che vi mangia un po' l'odore dell'ammorbidente. Allora, a me questa cosa non è successa, ma ne ho lette tante di ragazze che mi hanno detto questa cosa, quindi devo farci caso, ecco, perché magari io mi faccio assuefare dall'ottimo profumo del Dash e non mi rendo conto che realmente poi mangia l'odore dell'ammorbidente. Quindi questa cosa ci farò caso e poi vi farò sapere. Comunque per me lui rimane proprio il Ho preferito. terminato due deodoranti. Sono stata un po' monotematica perché, ragazze, quando uno va a fare spesa, ditemi se capita anche a voi, quando magari avete mille cose da pensare, lavoro, quello, quell'altro, quindi 2000 cose, già 2000 pensieri di vostro, non vi capita che vi dimenticate magari di aver preso quel prodotto e lo prendete in serie? Ultimamente mi è successo con la glassa e con i deodoranti, cioè dico almeno prendi la profumazione diversa. No, ho preso tutti e due, Muschio Bianco, e li ho terminati tutti e due, sono ottimi. Air Flora, anche questi li trovo da Risparmio Casa, sì, ci sono anche da Acqua e Sapone, mi sembra, anche da Mauris, e di solito non costano più di 1 euro, a volte li trovo a 1,20 euro, ma non li prendo, di solito li prendo quando costano 99 centesimi, sono davvero buoni, provateli. Detergenti pavimenti, ne ho terminati due, il primo è il Fabuloso, questo è quello viola alla lavanda, qui c'è scritto esplosione di profumo 24 ore, no, ma nessuno me l'ha mai data questa cosa, a meno che non puliate e teniate tutte le finestre chiuse, ma non credo che duri 24 ore comunque, però è davvero davvero buono, io adoro le loro profumazioni, ne hanno diverse, infatti ultimamente ho fatto qualche acquisto e ho preso altri Fabuloso, quindi nei prossimi Marietta vedrete
altri fabuloso. Comunque il viola ve lo consiglio se vi piace il profumo di lavanda. Non è molto, oddio, non mi viene il termine, non aggressivo, però ecco, è persistente ma non è invasivo, ecco il termine vero che cercavo, è invasivo, perché ci sono delle profumazioni di lavanda che dopo un po' risultano quasi nauseanti, invece in questo caso devo dire buono e non è nauseante. L'altro Prodotto prodotto per i pavimenti terminato è il Lisoform, il mio adorato. La confezione è da 1 litro, non so se ve l'ho detto, sì, anche l'altra era da 1 litro ed è buonissimo. Io con il Lisoform mi ci trovo benissimo perché avendo anche un gatto in casa mi serve insomma qualcosa che disinfetti. Questa è freschezza alpina. E mi viene fame pure con il Lisoform freschezza alpina. No, ragazza, è un profumo buonissimo, veramente. E tra i due, quello che persiste di più è il Lisoform. Per quanto loro dica che sia esplosione 24 ore, per quanto il fabuloso sia buono, il Lisoform non si batte, quindi stra E consigliato. quello che riguarda il VC, ho terminato questo, che è il VC Net Profumoso Gel. Questo è freschezza di montagna. Allora, ho avuto opinioni contrastanti. All'inizio mi piaceva molto, poi ho provato altri prodotti perché ne ho presi altri nel mentre, e devo dire che costavano anche meno del VC Net, perché il VC Net a volte costicchia, non è sempre in offerta. E devo dire che numero uno nel VC, insomma, nel senso che ha anche altri, adesso non voglio entrare nello specifico, hanno un potere disincrostante come lui. E quindi, per quanto all'inizio mi piacesse molto, ho trovato altri prodotti un po' più economici, anzi molto più economici, che fanno lo stesso lavoro. Quindi è un ni, nel senso non è un bocciato perché il suo lavoro lo fa, ma ci sono prodotti economici, molto più economici e validi come lui. Siamo arrivati all'ultimo prodotto che è questo, è della Quasar e si chiama Bagno Anticalcare. Qui c'è scritto igienizzante, profumante e protettivo. Prima di parlarvi di questo, vi voglio far vedere, questi ancora non li ho terminati, quindi li vedrete in un prossimo video, che ne ho presi altri. Ho preso anche il Vetri e il Doccia. Il Vetri è formula originale senza alone, asciuga rapido, brillante, eccetera. Il Doccia invece è per i vetri, quindi anticalcare, antivapore e idrorepellente. Allora, ragazzi, sono ottimi. Io di questi vi darò un'idea più specifica quando li avrò finiti, ma questo bagno è pazzesco. Non avevo mai provato i prodotti Quasar. Devo dire che allora non sono una fascia media, nel senso che non sono né troppo economici, ma neanche troppo costosi. Hanno delle profumazioni buonissime, ad esempio questo è anticalcare. Di solito voi sapete il profumo dell'anticalcare non è che sia tutta questa grande cosa, invece questo per me, pur essendo un anticalcare, ha un'ottima profumazione, quindi non mi dà fastidio. E poi, ragazze, veramente igienizza tutto. Fatemi sapere se li avete provati. Io sto entrando nel tunnel. C'è da dire che prima di me c'è entrata mia madre nel tunnel dei Quasar e mi ha detto: "No, Una guarda, mi devi provare". Tutta Marietta. Spicetta non poteva che nascere da un'altra Marietta Spicetta, quindi lei mi ha detto: "Guarda, provali". Ho preso questi tre. Il primo che ho terminato il bagno, io ve lo straconsiglio. Ok, questi erano tutti i detersivi terminati. Io spero che il video vi sia stato utile. Fatemi sapere se avete provato questi prodotti. Consigliatemi, consigliamoci, consigliatevi. Quindi, insomma, scambiamoci opinioni e dritte e segreti sui detersivi. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi va, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 14. Mua, bacione, ciao!